con il collegamento in diretta dalla redazione social con il nostro Luca Pompei che oggi ci racconta una vicenda di cui si è parlato molto, l'aggressione a Cetteo Di Masso. Ci sono delle novità, Luca, mi sembra di capire. Sì Marina, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, già le indagini Lampo in qualche modo, a maggio l'aggressione all'allora responsabile del settore giovanile della Teramo, il tecnico pescarese Cetteo Di Masso all'interno dello stadio Bonolis di Teramo, dopo qualche mese, lo scorso settembre, il fermo dei due presunti aggressori. A distanza di poco più di un mese, elementi nuovi su quello che potrebbe essere il mandante di questa aggressione. Si erano fatte delle ipotesi comunque assolutamente escluse sia dalla procura che dal tribunale, addirittura ipotesi che in qualche modo andavano ad oscurare la figura professionale e personale dello stesso Cetteo Di Masso, andando a incidere sulla sua sfera personale. Si è parlato di debiti di gioco, di questioni sentimentali, tutto assolutamente escluso da questo punto di vista. Invece, un elemento sul quale gli inquirenti proprio in questi giorni si stanno in qualche modo concentrando ancora di più riguarda un presunto legame con in qualche modo i dirigenti stessi della Teramo Calcio. Perché? Perché in diversi passaggi dell'ordinanza del GIP di Teramo si fa riferimento a due aspetti in particolare. Il primo, il fatto che gli aggressori conoscevano bene la strada per arrivare fino all'ufficio di Cetteo Di Masso e questo potevano saperlo solo se indirizzati da addetti ai lavori. Il secondo passaggio, ancora più interessante, sul quale si stanno concentrando i Carabinieri, riguarda il legame di uno dei due aggressori con l'allora presidente della Gioventù Teramo, il settore giovanile del Teramo, Massimo Sposetti, perché uno dei due aggressori era dipendente della società di Massimo Sposetti. Su questo c'è un riferimento esplicito nell'ordinanza della GIP Procaccini del Tribunale di Teramo. Ci sono anche degli scambi telefonici proprio nelle ore stesse dell'aggressione a Di Masso tra uno dei due aggressori e lo stesso Sposetti. Insomma, elementi ben sottolineati nell'ordinanza, ordinanza nella quale ci sono anche le stesse dichiarazioni di Sposetti, va detto per tutta onestà, in cui conferma che uno dei due era un suo dipendente, ma che queste telefonate erano limitate a discorsi relativi a documenti da produrre per un infortunio sul lavoro. Su questo il GIP però pone delle contraddizioni e anche stando alle risultanze dei tabulati telefonici. Insomma, elementi interessanti che sono emersi dall'ordinanza del GIP e che insomma potrebbero riservare sviluppi interessanti nei prossimi giorni. Noi abbiamo voluto rendere conto di questa situazione anche, ripeto Marina, in chiusura prima di lasciarti, anche per fare chiarezza sulla sfera personale di Cetteo Di Masso messa sotto la gogna ingiustamente nei mesi scorsi. Cetteo Di Masso, persona retta da ogni punto di vista, che non aveva né debiti di gioco, non aveva nemmeno situazioni sentimentali particolari per cui poteva essere oggetto di eventuali aggressioni. Su questo almeno si è fatta definitivamente chiarezza. A te la linea, Marina.